Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi spiegherò, anzi giocherò per voi a Reservoir Cubes. Ecco, scusate se non l'ho pronunciato io, ma veramente non mi veniva assolutamente. E comunque, si tratta di un print and play che proderà su Kickstarter e qui vi farò vedere come si gioca in solitario. Le regole del gioco poi saranno ovviamente molto simili, se non uguali, alla modalità invece multigiocatore. Vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale se i miei contenuti vi piacciono e ora andiamo subito a vedere come si gioca. Per giocare bastano ovviamente pochissime cose come in tutti i print and play. Innanzitutto bisogna stamparsi una plancia di gioco con la mappa e varie altre cose che andremo a vedere dopo. Bisogna avere una matita, possibilmente una gomma e anche magari un righello, anche se questo non è strettamente necessario. E infine servono 10 cubi, due per ciascun colore, neri, blu, gialli, rossi e bianchi. Io per poter ottenere questi cubi ho, diciamo, rubato da Clank e da 8 minuti per un impero, però a dire la verità non è neanche strettamente necessario avere i cubi perché c'è una app che può gestirli tranquillamente, oltre a dei segnalini che si possono stampare che verranno inclusi nel print and play. Comunque io ho preferito prendermi i cubetti perché comunque ne ho a bizzeffe. Allora, innanzitutto si prende un cubetto per colore, quindi questi qui, e li si dispone casualmente sugli spazi iniziali della mappa. Gli spazi iniziali della mappa sono quelli verdi in basso. Questi invece verranno utilizzati durante la partita, vedremo poi come. Noi siamo praticamente un gruppo di ladri e lo scopo del gioco è quello di riuscire a svaligiare tutte e 5 le cassaforti prima della fine della partita. Per fare ciò vedremo poi anche qui come si fa. L'importante è sapere comunque che se non si riesce a svaligiare anche solo una di queste casseforti, allora la partita è persa. Per fare ciò abbiamo 20 turni, qui abbiamo un counter, e quando scadrà il tempo poi avremo, diciamo, ancora un po' di tempo, vedremo poi come, e se scadrà anche quel tempo ulteriore allora la partita sarà persa ugualmente. Se la partita si riesce invece a risolvere in maniera positiva per il giocatore, allora si otterrà un punteggio in base a quanto si è riuscito a raccogliere durante la partita stessa. Allora, cominciamo subito a vedere come si gioca. Innanzitutto la prima cosa da fare durante il turno è lanciare i 5 dadi colorati che non sono presenti sulla mappa. E ora vedremo come, perché questo secondo me è un metodo molto geniale, se si può dire molto geniale, per gestire il movimento dei nostri personaggi. Lanciamoli ed ecco fatto. Allora, io adesso a questo punto devo scegliere uno dei cubi per farlo diventare il leader dei vari della banda per questo round. A sua volta, una volta scelto il leader, quello più distante dal leader diventerà quello pigro, vuol dire che non farà nulla, mentre gli altri tre saranno effettivamente i ladri che si muoveranno durante quel turno. Quindi, ad esempio, se io dovessi scegliere il bianco, i tre ladri che si muoveranno saranno questi, che sono i più vicini al bianco, mentre questo che è il più distante sarà quello pigro. In buona sostanza questi due non si muoveranno, gli altri sì. Se però scelgo ad esempio il blu come capo, allora questi saranno quelli che si muoveranno e il nero quello pigro. E se invece sceglierò quello nero, saranno questi tre che si muoveranno e questo quello pigro. Tramite questa scelta i nostri ladri si muoveranno sulla mappa e quindi succederanno cose. Ma andiamo subito a vedere cosa succede. Innanzitutto devo scegliere, come detto, il nostro leader e io scelgo proprio il bianco. Quindi il bianco è il leader e il nero è quello pigro. Qui abbiamo una tabella proprio qui sotto che ci obbliga a indicare turno per turno qual è il leader e qual è quello pigro. Abbiamo detto il bianco è il leader, perciò questa è la colonna che indica quante volte è stato leader un determinato colore e quante volte è stato pigro. Perciò una volta il leader è stato il bianco, una volta pigro è stato il nero. Questo perché se useremo troppe volte come leader o come pigro uno dei colori, dovremo togliere dei fulmini da questa tabella. La tabella è lo stress, diciamo, della nostra banda. Quando dovremo cancellare una stress da questa tabella, ma non ne abbiamo a disposizione, allora avremo perso. Quindi abbiamo detto il bianco e il nero non si muovono. Questi tre si muovono. Ma di quanto si muovono? Semplicemente il più vicino
al bianco si muoverà di 1, il secondo più vicino si muoverà di 2 e il terzo più vicino invece si muoverà di 3 caselle, di 3 esagoni sulla nostra mappa. Anche l'ordine di movimento è lo stesso, perciò questo sarà il primo, questo sarà il secondo e questo sarà il terzo. E quindi andiamo a muovere i nostri personaggi sulla mappa. Prima il rosso di 1, lo mettiamo qui. Qua su questo esagono non c'è niente, perciò non succede niente. Si muove poi il giallo di 2. Quindi si muove di 2, lo facciamo muovere qui e qui, oppure qui e qui. Direi qui. Quando passa sulle telecamere non succede niente. Le telecamere sono dei malus che si attivano solo quando ci si ferma sopra. Quindi in questo caso non succede nulla, però ci si ferma su una banconota. Allora significa che il nostro ladro giallo raccoglie una banconota, la si cancella dalla sua lista e quindi lui avrà raccolto la sua banconota, che varrà 40 monete al termine della partita. Se un colore raccoglie più dello stesso tipo, allora succederanno brutte cose probabilmente, ma non è neanche detto, in realtà potrebbero essere anche buone cose, ma anche questo lo vedremo dopo. Ogni volta che si muove inoltre uno dei cubi, lo si deve muovere sempre in avanti, verso la fine, e sempre da un lato solo. Cioè, voglio dire, se questo qui dovessi muoverlo, non potrei farlo andare a zigzag. Dovrei, una volta presa la direzione destra, o farlo procedere di nuovo in avanti oppure sempre sulla destra. Allo stesso modo non è neanche possibile tornare indietro. E quando ci si muove, dimenticavo, non si può passare attraverso a cubi, non ci si può fermare dove c'è già un altro cubo, però ogni personaggio ha dei movimenti speciali da poter utilizzare durante la partita. Lo può utilizzare ognuno 5 volte, indicato da questi colpi di pallottola, diciamo, e ognuno in una maniera diversa. Per esempio il nero, se si attiva questa modalità, diciamo, allora si muoverà di 1 in meno, il giallo di 1 in più, il verde si può muovere all'indietro, il bianco zigzagando, e invece il rosso può raccogliere mentre avanza le cose senza doversi fermare. Manca quindi l'ultimo movimento, che è il blu di 3, e facciamo 1, 2, 3, lo facciamo arrivare qui, e quindi il blu ha preso il diamante. Abbiamo quindi finito il turno, cancelliamo un turno dal contatore, quindi proseguiamo. Allora, vediamo un po', vorrei muovere il bianco di sicuro, perciò potrei fare che il blu è il nostro leader e a questo punto diventerebbe il nero quello pigro. Non mi va bene mica questa cosa, perché è già stato pigro, perciò facciamo che invece diventa il rosso. Il rosso è il leader, quindi facciamo così, e il blu, che è più distante, è quello pigro. Si muove perciò prima il giallo di 1, che arriva sul cacciavite. Il cacciavite serve per disattivare tutte le telecamere della stanza dove ci si trova. Le stanze sono quelle divise per colori, perciò questa è una stanza, questa è un'altra stanza e così via. Quindi disattivo tutte le telecamere che saranno a tutti gli effetti considerate come caselle vuote. Da notare che se uno dei cubi è già su una telecamera, quella telecamera non viene disattivata. Comunque abbiamo fatto. Ora tocca al nero, che si muove di 2, quindi fa 1, 2 e arriva sull'anello, eccolo qui. E poi abbiamo il bianco, che si muove di 3, 1, 2, 3, arriva sulla chiave. Anche questo è un oggetto che si può raccogliere, infatti ora il nostro Mr. Snow ha la chiave e servirà per aprire le cassaforti. Anche in questo caso la chiave rimane e può essere presa da altri cubi che arriveranno sul posto eventualmente. Ma abbiamo finito di nuovo un altro turno, proseguiamo quindi. Allora, qui abbiamo un lancio un po' particolare, tipo di dire che il blu è quello leader e il rosso è quello pigro, però il rosso è indietro un po', meglio muoverlo il rosso, quindi il bianco è di nuovo il leader e il nero è ancora quello pigro. Si muove il rosso prima, ovviamente, di 1, quindi arriva qui e si prende una moneta. Poi si muove il blu di 2, arriva qui, 1 e 2, e si piglia perciò l'anello in blu. E il giallo di 3, potrei fare 1, 2, 3, si muove di 3 di un sacco. Potrei farlo muovere fino a qui, 1, 2, 3, quindi disattivare tutto ciò. Sì, dai, facciamo 1, 2, 3. Perciò disattiva tutte le telecamere in questa stanza, che male non fa. Lo dico per completezza, ora quando si finisce su una telecamera praticamente si ferma subito il turno dei giocatori. Perciò se arriva il terzo cubetto del turno sulla telecamera non succede niente. Ma se si va al primo, tutti gli altri movimenti sono persi.
Comunque abbiamo fatto un altro turno. E ora vediamo qui cosa. Speriamo di muovere in questi tre adesso. Potrei proprio fare il giallo come leader e il blu è il pigro. Opla. Quindi si muove prima il nero di 1 e arriva sulla moneta. Poi il giallo è più vicino al bianco, quindi poi il bianco si muove di 2. 1, 2. E infine il rosso di 3. Facciamo così. 1, 2 e 3. Perfetto. Un altro turno se n'è andato. Proseguiamo. Il nero magari si vedrà poco, ma è qui. Quindi il blu è il leader e il bianco è quello più distante. Oppure il nero, vediamo. Direi che il bianco è il più distante. Tocca poi al rosso o al giallo? Penso al rosso. Esatto, prima al rosso che si muove di 1. Allora il rosso si muove di 1 e arriva qua sulla chiave. Molto bene. Il giallo si muove di 2 e anche lui potrebbe arrivare sulla chiave. Sarebbe fichissimo. 1, 2. Ma sì, dai, facciamolo. Allora, il nero si deve muovere di 3 e lo facciamo muovere qui, 1, 2, 3. Ora, il nero ha già raccolto la sua moneta, quindi cosa fa? Ovviamente è un ladro, quindi la raccoglie lo stesso e vale 30 monete, quindi lo mettiamo qui. Però non è detto che possa raccoglierla senza nessuna conseguenza, perché gli altri ladri non è che stanno tanto lì a guardare felici e contenti. Il bottino va diviso, dicono loro. Quindi bisogna risolvere uno stallo alla messicana che è indicato su questo schema. Si lanciano come al solito i cubi e si prende in considerazione il cubo nero che è quello che ha fatto la mano lesta. Ora si controlla quali sono i due cubi più vicini e sono il bianco e il blu. Il cubo nero contro il blu, come vedete dalla freccia, vince, mentre contro il cubo bianco perde perché la freccia è verso il cubo nero. Ora, in questo caso, avendo un vero e proprio stallo, il giocatore deve scegliere: o il giocatore decide di tenere tutte le monete che vale l'oggetto che ha tolto, però in questo caso tutti i personaggi coinvolti nello stallo, ovvero abbiamo detto il nero, il bianco e il blu, allora subiscono una ferita. Se invece si divide, allora il giocatore invece che 30 monete ne prende 15 e tutti sono sani e salvi. Diciamo che per ora vado conservativo e quindi metto un più 15. Questi punti varranno alla fine della partita, perciò diciamo è un rischio che si deve cercare di calcolare perché potrebbe valerne la pena. Ora il round è finito e perciò si va avanti. Allora, questo rosso si è messo un po' in mezzo. Devi fare che il nero è il leader e il bianco quindi è quello pigro. Quindi si muovono prima il blu, poi il giallo e poi il rosso. Il blu si muove di 1, quindi arriva qui e prende questi bellissimi lingotti. Il giallo si muove di 2, questo lo posso togliere che si muove di 3 dopo. 1, 2, quindi arriva qua e disattiva tutte le telecamere, che male non è. E poi il rosso di 3. Abbiamo detto, quindi 1, 2, 3 e prende il diamante. Ora devo cercare di far arrivare quanti più cubi possibili in questa stanza dove è presente la prima cassaforte. Per poter sbloccare la cassaforte bisogna che un personaggio che ha una chiave arrivi su questa zona e più ladri ci sono nella stanza meglio è, sia per un discorso di punti sia perché altrimenti lo stress aumenta. Quindi andiamo avanti, cerchiamo di far star fermo il giallo. Quindi il nero è il leader e il giallo è il pigro. Allora si muove prima il rosso, credo, vediamo. Sì, appena appena, quindi si muove di 1, lo facciamo andare qui. E poi c'è il bianco che si muove di 2 e lo facciamo arrivare qui, così prende il lingotto. E poi c'è il blu di 3. Proviamo, 1, 2, 3, non prende niente, però rimane là fermo. Lanciamo i cubi e speriamo di muovere il nero e il bianco. Allora, il nero e il bianco. Potrei mettere il giallo, no, ma dai, il nero è sempre via imboscatissimo. Che pizza. Però almeno è più vicino al bianco che il blu, quindi il bianco facciamo che è il leader e il blu è il pigro. Il giallo sono indeciso se farlo arrivare direttamente qui o se aspettare. Dai, facciamolo andare. Allora, quando un cubo arriva dove c'è una serratura, ovviamente usa la chiave, perciò dopo non potrà più utilizzarla. E poi si conta effettivamente quanto bottino abbiamo raccolto. Questa contiene un massimo di 300 monete che si ottengono soltanto se tutti i 5 i ladri sono nella stanza, altrimenti si ottengono solo 50 monete per cubo.
in questo caso 150 che viene assegnato nell'apposito spazio. Inoltre tutti i ladri non presenti durante il momento di apertura della cassaforte subiscono stress, quindi devo togliere due spazi da questo contatore. Dopo il turno prosegue, quindi adesso tocca al rosso che si muove di 2, muoviamo qua 1 e 2, e poi c'è il nero che si muove di 3, 1, 2, 3, lo facciamo muovere di 2, facciamo muovere di 2, usa un'abilità di muoversi di 1 in meno e quindi prende il diamante, e anche questo turno lo abbiamo terminato. Andiamo avanti. E allora, qui dobbiamo muovere per forza il nero e il bianco, perciò facciamo che il giallo è il leader e il rosso è quello pigro. No, il blu è quello pigro. Il blu diventa pigro troppe volte. Comunque va bene, il nero va avanti di 1. Opla. Il bianco va avanti di 2. 1 e 2. E il rosso va avanti di 3. Corre come un disperato. 1, 2, 3, no. Facciamo che il rosso, no, va qui, 1, 2, 3, cavolo, ha già superato la seconda stanza, ma vabbè, ok, finisce il turno, bisogna rallentare il rosso, fermate il rosso, allora, il rosso è quello così, quello più pigro mi pare che è il nero, così a occhio, sì, che pizza sto nero, va bene, quindi allora si muove, Il bianco di 1 lo facciamo andare in così, quindi prende una banconota. Il giallo di 2 fa 1, 2, potrebbe arrivare qui oppure qui, diciamo così, 1, 2 esattamente, quindi prende il cacciavite e distrugge le telecamere. E poi c'è il nero, no, il blu di 3, 1, 2, 3, cacchiarola. Va bene, speriamo bene, perché qua la vedo molto grigia. Andiamo avanti, lanciamo qui sotto adesso. Ok, allora, diciamo che il rosso si sta fermo di nuovo e il blu è quell'altro che è il più pigro, che qua cominciano a essere troppe le pigraggini del blu. Ma va bene, il più vicino mi sa che è il nero, sì, esatto, che si muove solo di 1. Porca miseriaccia, va bene. Va qui e si prende una banconota. Poi il giallo si muove di 2, boia mondo, allora 1, 2, va bene, e il bianco si muove di 3, 1, 2 e 3, allora qui abbiamo che il bianco ha usato la sua chiave e quindi svaligia questa cassaforte, anche in questo caso ci sono 3 soltanto cubi nella stanza, 1, no 2, neanche 3, quindi 100, che schifo, va bene, e quindi perdo addirittura 3 stress, ma che pippa, vabbè, non importa, andiamo avanti, e adesso andiamo avanti, allora il rosso rimane fermo, e quindi è anche il bianco, quindi il rosso è il re, il bianco è il pigro, il blu si muove di 1, e prende questo, poi il giallo si muove di 2, e prende, oh ma caspitella, prendeva questo, fa lo sprint, che cavolo, vabbè, fa 1-2, si ferma qui, e poi il nero va avanti di 3, 1-2-3, mamma mia, non ce la farò mai, vabbè, finisce il turno. Allora, adesso il giallo deve stare fermo assolutamente, e poi sta fermo il nero qua, mi sembra di vedere, quindi di 1 si muove il bianco, il blu, cioè, che fa così. Allora, il giallo sta fermo e il nero pure. No, il blu si è già mosso di 1. Il rosso di 2 va qui e si folpa il coso. Vediamo poi se riesce a tenerlo. E poi c'è il bianco che si muove di 3. 1, 2 e 3. E il bianco anche. Ah già. Quindi bisogna risolvere due stalli e si risolvono ovviamente uno alla volta. Vediamo prima quello del bianco. Come prima, vince contro il nero, ma contro il giallo perde. O è contro il rosso, vediamo. No, è contro il giallo. Quindi bisogna scegliere se perdere le vite, ma perdiamo le vite per 40 monete, dai. Quindi il rosso, il giallo e il bianco perdono una vita. Le vite cosa servono? Quando si perdono tutte le vite e si devono perdere nuove vite, si perdono invece lo stress. Va bene, comunque poi abbiamo il secondo stallo.
ed è sul rosso. Il rosso, giallo e bianco, rosso, giallo e bianco vince, siccome tutti e due le frecce vanno verso sia il giallo che il bianco, allora vince. Ciò significa che si tiene le sue monete senza nessuna conseguenza, quindi 60 monete e il turno termina. Ora andiamo avanti, bisogna far muovere il bianco assolutamente. Allora sta fermo il nero, che è, diventa il leader, e si ferma il rosso, che è il pigro. Perfetto. Il bianco si muove di 1. Ah, ma ha già usato la chiave il bianco. Porca paletta! Tutto questo calcolo che ho fatto l'ho perso. Perché? Il bianco ha già aperto la cassaforte. Quindi non può aprirne due. E l'unico che può aprirla al momento è il rosso, che ha la chiave, no? Che è qua. Però non può tornare indietro. Per poter arrivare qui deve fare un movimento sia a destra ma tornando indietro da qui o da qui, e l'unico che può tornare indietro è il blu. Quindi non è che ho perso, però cavolaccio, ho perso un sacco di punti così facendo. Va bene, non importa, allora possiamo proseguire. Quindi il bianco va avanti qua di 1, il blu va avanti di 2, facciamo così 1-2, e il blu prende la moneta che vale 30 e vediamo se è in grado di tenersela. E il giallo si muove di 3 e arriverà qui 1-2-3 sul lingotto, e ora bisogna stare fermi con tutti praticamente. Ma vabbè, vediamo lo stallo come va. Allora è il blu contro il giallo vince e contro il bianco perde, quindi devo decidere se facciamo metà più 15. Boh, finisce un altro turno, la vedo molto male, vediamo. Allora il giallo deve stare fermo assolutamente, assolutamente, e quindi sta fermo anche il bianco, va benissimo così. Allora il giallo così e il bianco così. Si muove prima il nero di 1, il nero lo facciamo andare e ottiene questo che vale 50, vediamo se dopo lo ottiene. Il blu si muove di 2, il blu fa 1 e 2 e si prende la chiave, e poi c'è il rosso che si muove di 3, così proprio. Vabbè, facciamo 1, 2 e 3, e lui utilizza il grab on the go, perciò ottiene questo anziché questo qui, e abbiamo finito. Allora, vediamo, c'è uno stallo che è dato dal nero, vediamo se il nero contro il bianco perde, contro il blu vince, perciò facciamo che si tiene metà dei soldi, dai, più 25, va benissimo così. Finisce un altro turno. Allora, il blu deve muoversi di 2 assolutamente, se no abbiamo perso, e il giallo deve stare fermo possibilmente. Allora posso utilizzare queste abilità, ogni volta che ne utilizzo uno devo ovviamente togliere un fulmine. Le abilità qui sotto dicono: o rilancio i dadi o faccio un'azione rovescia, ovvero praticamente seguo sempre il leader e quello pigro, ma invece che muoversi di 1, 2 e 3 si muovono di 3, 2 e 1. Ok, oppure l'ultima opzione è che il movimento, il numero di spazi che si muove è quello, però ribalto la sequenza di movimento, perciò in questo caso se scelgo questo come leader si muoverebbe prima questo, poi questo, poi questo, invece si muove questo di 3, questo di 2 e questo di 1. Vediamo se questa cosa può essermi utile, perché potrei ad esempio rilanciare i dadi, i cubetti, perché io devo muovere di 2 questo e tenere fermo quest'altro. Però potrei anche dire che il nero è il pigro, è il leader, e il giallo quindi diventa quello pigro. Allora facciamo così direttamente, il giallo quello pigro. Il bianco si muove di 1, qui quindi arriva qui e cancella tutte le cose qua, ok. Poi si muove questo di 2 e fa, lui siccome può muoversi all'indietro, si muove all'indietro qua e poi qua. Quindi riesco a ottenere questa, ci sono solo 2, perciò ottengo solo 100 monete e ho 3 di stress, però almeno non ho perso. E poi si muove il rosso di 3, il rosso di 3 è pesantissimo, pesantissimo, perché non, mannaggia la pupazza, non me l'ero visto questo. E quindi sai cosa ti dico, invece che fare 1 2 3 faccio 3 2 1. Quindi scusa, torno un po' a un rewind, era qui, quindi diciamo che questi non sono cancellati, quindi devo usare uno stress, quindi questo va qui, quindi cancella comunque le cose. Ed è questo che si muove di 3, quindi 1, 2, può fare zig zag, perciò si ferma qui, guarda, perfetto. Scusate la confusione, ma è il momento, è catartico qua, come si dice. Andiamo avanti e lanciamo. Il giallo deve rimanere fermo,
il rosso si muove di 1, perfetto, perfetto. Allora, il giallo rimane fermo e il blu è quello pigro. Va bene. Allora, il rosso si muove di 1, arriva qui. Quindi apre la cassaforte. Ci sono 3, perciò sono 150. E perdo 2 di stress. Poi il bianco si muove di 2, abbiamo detto. Potrebbe arrivare tipo qui, 1, 2. Così disattiva tutta sta porcheria. E poi c'è il nero che si muove di 3. 1, 2. Si muove di 2, perché si muove uno step in meno, così prende la chiave. Adesso sarà dura perché... Comunque, bisogna arrivare giusti. Allora, va bene, non importa. Nuovo turno. Allora, il bianco sta fermo, benissimo. E il giallo è quello pigro. Questo si muove di 1 e lo mettiamo qui. Questo si muove di 2 e lo mettiamo qui. 1, 2. E questo si muove di 3. 1, 2, 3. Cioè, tutto va bene. Se tutto va bene, ce l'abbiamo fatta. Bisogna avere un po' di fortuna oppure utilizzare questa abilità, ma comunque, allora, no, ho sbagliato, vabbè, devo rilanciare i dadi e sperare, non so neanche io in cosa in realtà, perché non è possibile riuscirci, perché come funziona? Se non riesco a muovere i cubi, la partita termina, quindi non riesco a lootare l'ultimo, a raccogliere l'ultimo tesoro. E qua ho bisogno di un 1 per muovermi o di qua o di qua. E qua ho bisogno di un 1 per muovermi qua, praticamente. Quindi tutti e due devono muoversi di 1. E quindi non è possibile. Quindi niente, ho perso. Non ce l'ho fatta. Nel caso in cui ce l'avessi fatta, avrei ottenuto le monete dell'ultimo colpo, diciamo. Avrei aggiunto... quindi le monete dei vari delle varie cassaforti, le monete degli extra loot dei vari personaggi, più tutto il valore dei bottini vari raccolti, perciò ad esempio ogni moneta vale 30, ogni banconota 40 e così via, e infine 30 monete per ogni fulmine non utilizzato, e a quel punto avrei visto quanti punti avrei fatto. Bene, peccato aver perso, perché invece nella partita di prova che avevo fatto non mi era successo anche qualche volta di vincere, ma vabbè, non si può appunto sempre vincere. Io ringrazio sempre Davide Gelfi che mi ha fornito la copia per poter fare questo video, e lo ringrazio anche per la sua inventiva, perché un'altra volta qui abbiamo secondo me un altro centro da parte sua. Lui fa sempre veramente, almeno quei tre giochi che ho giocato io, ovvero Formula 1 centimetro, quello del golf che adesso mi sfugge il nome, e questo, hanno tutte delle trovate molto molto interessanti, anche un po' diverse dal solito. Non si tratta del solito Roll and Write, che più o meno, ok, cambia un po' l'ambientazione, cambia un filino le meccaniche, invece qui c'è dietro secondo me veramente un lavoro, sia per quanto riguarda magari cercare di bilanciarlo, ma soprattutto per trovare delle idee che non si trovano, ecco, in altri print and play. Io come al solito vi ringrazio per avermi visto fino a qui. Se avete domande, commenti o dubbi, scrivetemi, cercherò di rispondere il prima possibile. E infine vi saluto e vi auguro buon gioco. Ciao ciao!